Se parliamo di autocarri con cassone ribaltabile, questo bestione è il più grande del mondo. È un ippopotamo da 225 tonnellate, tanto enorme che il suo piano di carico può riempire 4 piscine. È il Caterpillar 797. Il 797 è il più grande camion del mondo. Volendo ordinarne uno, bisogna spendere più o meno 3 milioni e mezzo di dollari, compresi i costi di consegna. Nella miniera Aurora, la Syncrude Canada estrae petrolio dalla sabbia. Esattamente un barile ogni 2 tonnellate di terreno. Perché ne valga la pena, bisogna smuovere le montagne. E per farlo c'è bisogno del CAT 797. Quando è a pieno carico pesa all'incirca 600 tonnellate. Quindi c'è bisogno di un'incredibile quantità di energia per farlo funzionare. E può essere anche molto veloce. Riuscite a immaginare questo bestione da 600 tonnellate che sfreccia a 65 km orari? Per costruire il 797, la Caterpillar ha dovuto riorganizzare un'intera fabbrica. Il telaio è composto da 9 pezzi fusi. Le saldature si estendono per 8 km. Inoltre, ci sono 4 km di cavi in rame, 300 tra interruttori e sensori e 600 metri di tubi idraulici. Questo camion è talmente grosso che non lo si può nemmeno assemblare in fabbrica. Il pavimento non reggerebbe, il cemento cederebbe e anche se potessimo assemblarlo qui dentro, fisicamente non potrebbe passare dalla porta. Il camion viene spedito su 5 vagoni ferroviari diviso in varie parti. Una volta in miniera ci vogliono 4 settimane per riassemblarlo in un 797 vivo e vegeto. Cindy Bean si considera una delle donne più fortunate al mondo. Guida un 797 da ben 9 anni. Non sono un tipo da scrivania, mi piace guidare, punto e basta. Quando sei al volante di uno di questi camion, ti senti la regina della strada. La sabbia petrolifera viene caricata 24 ore al giorno su una flotta di 797. I computer di bordo cambiano le marce e controllano ogni sistema del camion di Cindy, compreso il peso sull'enorme piano di carico. Questo strumento ci dice quanto carico abbiamo. Ora come ora abbiamo appena caricato 89,7 tonnellate. Senza il 797 l'intero progetto fallirebbe. Ma ci vuole ben altro che un camion per lavorare nella più grande riserva petrolifera mondiale. Ci vuole, ovviamente, anche l'escavatore idraulico più grande del mondo. Il